Come oggetto simbolo ho scelto questo segnalibro che mi è stato regalato da un gruppo di anziani presso cui ho prestato servizio il mio primo anno di clan. È stata un'esperienza particolare in quanto non sapevo neanche io bene a cosa andassi incontro. Tuttavia posso dire di aver effettivamente sperimentato cosa vuol dire la frase pronti a servire nel fatto che io abbia cercato in tutti i modi di stabilire un legame con loro, pronto quindi a parlargli nonostante ci fossero comunque dei timori da entrambe le parti. Effettivamente il legame si è creato, tanto che ho notato come con il passare del tempo fossero loro i primi a cercarmi quando arrivavo, per passare quindi un po' di tempo insieme. Quando io quindi penso alla frase pronti a servire, mi viene subito in mente questa fantastica esperienza. Allora, l'oggetto che scelgo io per rappresentare il mio servizio che svolgo presso il Banco Alimentare dell'Emilia-Romagna nella distribuzione è questo: due mani che si incontrano. E questo per due motivi principali. Il primo è che concretamente ciò che avviene nel mio servizio è che le mie mani incontrano le mani di qualcun altro, perché attraverso le nostre mani passano dei generi alimentari che noi volontari del Banco Alimentare passiamo nelle mani degli enti che a loro volta raccolgono e che poi ridistribuiscono alle persone più bisognose. Ma c'è anche un'altra cosa, e che è un concetto che mi sta molto a cuore, ed è che nel mio servizio non c'è solo un dare da parte mia senza ricevere niente, ma c'è un dare, quindi un donare il mio tempo, la mia energia, e ricevere indietro veramente, veramente tanto, ricevere dei sorrisi, dei ringraziamenti, ogni tanto qualche merenda dagli enti. Quindi penso che questo disegno possa riassumere benissimo il mio servizio. Come oggetto simbolo ho scelto di portare questa spilletta che mi è stata data all'inizio del mio anno di servizio all'interno della branca dei lupetti e ho deciso di condividere proprio questa esperienza perché è anche quella che all'inizio mi spaventava di più. Non mi sentivo pronta ad entrare a far parte di un gruppo che si era già formato. Ma proprio quest'anno insieme ai lupetti mi ha insegnato a buttarmi nelle cose con meno preoccupazione e con meno timori. E allo stesso tempo che il servizio, se affrontato col giusto impegno e con la giusta dedizione, ti appaga e ti arricchisce totalmente. Non solo per le persone, che conosci e ti accompagnano durante il percorso, come ad esempio i capi della branca o i compagni del clan, ma anche proprio le persone per le quali compi il gesto, per le quali ti spendi, in questo caso i lupetti. E l'ho voluta portare proprio perché, oltre ad arricchirmi, mi ha cambiato su un mio aspetto molto limitante in certe occasioni.